Il dito non muove. Lui c'ha praticamente, c'ha qua un bottone, c'ha un bottone che tocca gli fa male, perché gli tiene il tendine che gli hanno ripreso da qua giù, che era finito qua giù, e l'hanno riportato qua su, ed è sorretto da questo bottone. Questo doveva levarlo dopo alla ripresa degli allenamenti, e finché c'era questo gli era stato detto che non doveva giocare. Ora è successo quello che è successo, gli metteremo un tutore. Lo recuperiamo. Si spera nell'intelligenza dell'arbitro. Ecco, Scalzoni, era un attaccante e non aveva, cioè lo chiesi, ma la risposta non l'avevi dato il visite, secondo te con le solite caratteristiche, dice, ma dove mi mette e dove gioca? Vabbè, lui che deve dire, lui è giusto che sia così. Sono tutti d'accordo. Lui giocherebbe anche se gli dicessi di giocare a terzino domani, Ecco, ma quello mi sembra ovvio. secondo te che quali sono le caratteristiche che ha? Quelle diverse da Bigoni e De Crocetti, che è una prima punta di fisicità, uno che fa reparto da solo, uno che va a fare la guerra sulle palle alte. Uno che ha fisicità che gli altri due non hanno, tutto quell'aspetto là, gli altri due sono più giocatori abili nel giocare, lui è uno che sulle spizzate, sulle palle morte, sulle palle in aria, è uno che ci servirà e ci serve per dare un'alternativa a giocare sempre palla a terra, qualche volta. Il campo è impraticabile, qualche volta sono tutti chiusi là dietro, qualche volta serve qualcuno che vada a spizzare i palloni. E non è detto che non possa giocare, cioè, può giocare anche insieme a Bigoni, insieme a Crocetti, non è che deve giocare per forza in alternativa a loro. E questo Cavallano? Su Cavorano è una squadra che è partita. A detta di tutti, non mia, a detta di tutti anche loro, con chiari propositi di ritornare nella categoria da cui sono scesi, perché loro stavano C. Anche la campagna acquistica hanno fatto a giugno, che poi hanno rifatto adesso, perché hanno preso altri giocatori importanti come Amodeo, come Tranchidella, come quell'altro che hanno preso dalla Pianese, Zizzari, quindi è una squadra attrezzata. Sicuramente ci aspetterà una partita difficilissima dove loro con noi vorranno giustamente dimostrare che non sono da meno di noi, che sono stati soltanto sfortunati, che non meritano quella classifica, che meriterebbero altre cose, quindi sarà una partita non facile, ma che l'affronteremo con il nostro spirito garibaldino. Poi ci si presenta con mille di rete. Questo Mille la bella spinta. infatti ho detto garibaldino. Ho detto spirito garibaldino, ci abbiamo anche i mille dietro, quindi siamo proprio in perfetto clima. Fa la fatica di Valdi, se ti facesse riccio un po' la mano. Marsala mi Fatti, ce chiamavano. l'hai. A Marsala mi chiamavano. Ah sì, non volendo ci avevo dato. Non sapendo. Quindi dico, siamo. Comunque sia, domani siamo comunque primi classifica. Qualsiasi Questo. cosa succeda. Non è che io voglio, invece continuiamo a fare grandissime partite, grandissime prestazioni, perché noi mi piacerebbe, invece di lottarmelo lì per 3, aumentarlo il distacco, quindi noi lottiamo per aumentarlo e per levare con le nostre vittorie agli altri la speranza di poter recuperare. E quindi noi dobbiamo spingere sull'acceleratore e mai amministrare, perché anche perché non
non siamo nemmeno capaci di poterlo fare, non abbiamo l'esperienza. L'esperienza per poterlo fare, non è una squadra che può amministrare la nostra, dobbiamo giocare sempre come se fossero finali.